Buongiorno ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio dedicato a Splatoon 3. Siamo al quinto episodio, porca miseria, stiamo correndo come dei dannati. Siamo al secondo mondo, sta andando tutto bene. Stiamo droppando da dio, siamo proprio in ciabatte. E oggi vorrei fare un po' di livelli belli in vostra compagnia. Però devo capire come buttarmi lì di sotto, in senso figurato. Dobbiamo andare assolutamente avanti nella modalità storia. Quindi direi che dato che dobbiamo eliminare tutti i nuclei, tutte queste robe qua, buttiamoci qua. Striscia, blocco, serpe, striscia. Tinturicchio, mamma mia, tinturicchio, abbiamo vinto. E visto che parliamo di tinturicchio, domanda del giorno: la vostra arma preferita di Splatoon qual è? Oh, ditemela, sono curioso. Nel box della descrizione, come al solito, trovate link per acquistare gioco, tutte quelle robe lì scontatissime. Tinturicchio, granata, tinturicchio, granata, bello. Faccio danni. E ovviamente link per seguirmi in live, perché mi trovate su Twitch questo periodo. Traguardo con i blocchi serpe, che sono questi. Colpisce una volta e va verso la direzione indicata. Non complesso. Però voglio spaccare un po' tutto, perché come avete visto a più riprese in questo gameplay, man mano che andiamo avanti, si droppa veramente 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 un quantitativo di uova di pesce elevato, buone. Però te ne chiede veramente uno sfracello per poter avanzare. Quindi, that's it. Andiamo qua. Oh, guarda un po' qua. Questo praticamente è Tetris. Andiamo qua. Allora, visto che sono in lungo, c'è qualcosa qua. Wow. Che delusione. Mi aspettavo quantomeno una sorta di colle... No, 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 non esiste. Non esiste. I blocchi serpe presi da altri colori diventano di quel colore, ovviamente. Tinturicchio. Corre un po'. Aia, quanto fate male, però. Figli miei. Non te l'aspettavi, eh? Aia. Aia. E muori. La musica comunque di Splatoon mi sta piacendo da impazzire. Beh, tutto qua. Ma non ci arriverò mai lì. Dai, però. Che infame. Ci ho provato, però, eh. Vabbè. Ignoriamoli. No, anzi, non riesco. Mi danno le robe, non posso ignorarli. Oh, evitato. Ma non è che ho sbagliato io, devo colpirlo più volte. Allora, tipo... No, però, ha slittato. Sono tornato Inkling, anzi Octoling, e mi ha slittato. Cioè, bell'inizio di episodio, Che me lo stai a fare apposta. Oh... Beh, adesso li evito tutti perché non me frega nulla. Però questo sì, questo si elimina. Cecchino obbligatoriamente, anche se non è proprio... Sì, è un cecchino, dai. Allora. No, ma non ci arrivo, Ah, ma easy, dai. No, vabbè, io pensavo fosse molto più difficile. Ecco perché non ci arrivavo. Stavo colpendo il blocco sbagliato. Perché in realtà è easy, guarda. Preso. Sembrava molto peggio, in realtà una scemenza. Ok, nuovo checkpoint, quindi se muoio... No, vabbè, devo ricominciare se muoio, quindi no, non muoio. Ok. Buono. Non so se ci arrivo, sai. Ok, 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 ok. Bella la chiave, mi piace. Vabbè, questo rimane un botto, Sto vedendo. Ok. Ma adesso sono curioso di vedere cosa c'è lì. Sparo le granate, va. Tanto con le granate dovrei fare più fretta. Spero. Col tinturicchio ci mettevo molto meno, sicuro, Però devo capire se ne vale la pena farsi tutto il percorso e rischiare di dover ripetere. Nah, per 25 non ne vale mai la pena. Guarda quanta bella gente. E adesso? Adesso niente. Adesso morite tutti col tinturicchio.
Guardalo. E mo? Mo la granatona non te la leva nessuno. Easy. E qua? Dov'è? Allora, dato che era qua, suppongo sia questo. Ok, tolto di mezzo, va. Guarda quanto percorso che abbiamo fatto. Corri! Opla! Oh, non ho più colore. Sul più bello. Pathos proprio distrutto. Abbiamo tra l'altro 38 punti per fare l'equipaggiamento, eh. Li stiamo droppando proprio a go-go. 3 minuti e 41 per un singolo livello. Porca miseria, se è stato lungo questo. Mi ha messo in difficoltà. Mi ha messo molto in difficoltà. Striscia, blocco serpe, striscia! Finito. 1100. Togliamo sto qua, che è tantissimo. Siamo quasi arrivati. Quanto manca effettivamente? 1000. Ma io voglio quello. È che secondo me mi devo lanciare da lì sopra. Quindi è tipo un po' obbligatorio. Ma sì, dai, lo rifaccio due volte. Mi piglio tutto quanto e poi easy. Tanto l'avete appena visto, quindi vado a farlo con le altre due armi. E vabbè, col secchiostro vasca è semplicissimo sto livello, guarda. Fai multi-hit. Senza senso. Vabbè. Boh, io non ho parole. Ci ho messo tipo un botto di minuti con l'altro. Con questo qua, 0 secondi. Quanto c'è? Un minuto. Un minuto, 44. Pochissimo. Ma perché ci ho messo così poco? Mi metto a piangere. Sono commosso. Sono genuinamente commosso. Allora, più 400, arriviamo a 900, ma questo mi chiede 1000. E quindi devo rifarlo per forza. Ma stavolta lo facciamo con l'equipaggiamento elite. Con l'equipaggiamento elite sono moderatamente curioso di vedere come va. Perché non l'ho... Cioè non... Oh, non l'ho fatto. Allora, facciamo equipaggiamento elite, appunto. Eccoci qua. Vediamolo. Voglio vedere come spara. Oh! Anche questo non è male, eh. Però penso che forse il secchiostro vasca rimanga il migliore. Che poi volendo si può usare anche salmonello per continuare a colpire. Che è molto utile sta cosa. Molto utile. Arrivo. Allora, forse ci ho messo addirittura di meno con questa. Però ci sta perché lo conosco. Eh sì, 7 secondi. Lo conoscevo meglio. Ok, ci sta. Qui ci può anche stare. Però sì, queste qua erano decisamente meglio della prima che ho usato in sto livello perché era infernale senza. Senza, era bruttissimo. Adesso però abbiamo sbloccato la possibilità di arrivare dove arriva il segnale. Eccomi qua. Ah, grande goduria. Però prima le cose importanti. Le cose decisamente importanti. Un sardinium. Prima però. Aspetta, si può? Cioè sì, si può, però non è quello che bisogna fare. Aspetta che risalgo, va. Allora, abbiamo usato il tinturicchio all'inizio. Cioè anche il tinturicchio andava bene, la verità. Non era un'arma troppo terribile, però. E prima di avanzare, aspetta un attimo e faccio l'equipaggiamentino perché abbiamo 3. Quindi adesso possiamo... Sei qua. Allora, possiamo arrivare qui. Sì, ci sta di più questa rispetto alle altre. Ok, perfetto. L'altro cosa faceva? Ok, mentre nuoti. Sì, il sensore, perfetto. Io zitto farei anche questo. Non me lo fa fare, perché devo fare prima questo? Devo fare prima questo, quindi. Sì, va bene, aumentiamo i PV di salmonello, punti vita, penso. Cioè, in realtà di salmonello non mi sono mai troppo preoccupato, perché... Boh, è lì, è una CPU, fa le sue cose, Tanto ne ho un botto di questi, quindi... No, probabilmente devo sbloccare prima questo e poi successivamente mi fa fare quello. Aumenta i danni inflitti da salmonella, come se non fosse già abbastanza rotto.
Eccolo qui, il nemico. Il futuro si volta indietro. Raggiungi il portale. Nonnino, stiamo arrivando. A riempire di botte chi ti ha fatto stare male. Ecco qua. Entriamo. Raggiungi il portale. Oh, un'arena. Ma chi sarà mai? Alto là. Sei un mollusco che sa il fatto suo, si vede. Ecco cosa penso. Tu molli tutto, ti unisci alla mia banda e ci dividiamo il tesoro. Non penso proprio, Morena. Dammi nonno. Bah, vuoi risolvere in stile splatoniano, eh? A me va bene, danzeremo all'ultimo tentacolo. Mura gialle, sgusciate subito qui. Morena, allarme murene. Hop, hop, hop. Si balla. E direi che si balla, sì. Devo provare un paio di cose però qua. Aspetta, eh. Opla. Te le tolgo tutte. Te le rendo molto bene. Spero ti piacciono. Dannate murene. Cambiamo disco. Oh, 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 oh. No, 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 no. Che è sta roba? Calmina. Ah no no no, stanno arrivando. Ok, buono. Mi spiace bro. È un po' simile a un boss di Splatoon 2. Ehi là. Che avevamo affrontato tempo fa. Anche di Super Mario, a dire la verità. C'è un boss letteralmente uguale. Ok ok, ci sai fare. Ma la pesca è appena iniziata. Beccati questo. Cosa mi dovrei beccare? No, il vento. Tieni. Ti lancio salmonello. Ma che succede? Che ti sto devastando, bro. Ma ne manda altre adesso? Ora cambia disco. Centocchi murenidi. Aia. Quel bello che colora un sacco. Vabbè, distruggiamoli tutti, va. Alcuni sono più veri di altri, diciamo. Mi spiace, stanno colpendo anche te. Su, 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 su. Vortice murenide. Ok, i nomi non ci siamo però. Ah, aiuto, di nuovo. Via. Mi ha splattato. Lo so che diminuiscono se le colpisco. Però non è proprio facilissimo, sai, numero uno. Ok. Ok, aspettiamo che arrivino. Ok, ecco qua di nuovo il diluvio. Qua il vernischianto ci stava, che è una meraviglia, eh. Però lo conserverei per dopo. Eccole qua che arrivano da Morena. Continuo a colorare perché tanto ci serve. Centocchi murenidi. Eccoli qua di nuovo. Facciamo un giochetto. Ok, buono. Cambiamo disco, va. Eccoli qua, di nuovo. Arriviamo da lei. Ciao, Morena. Ok. Bastava un colpo in più. Ma mi sono lasciato trascinare. Eccola qua che torna. No, le tue murene non le tratto come gamberetti. Mamma mia, guardale, guardale, furibonde. Trema davanti al potere della murena. Sì. Oggettivamente sì, fattuale. Gran trasformazione murenica. Aia. Questo mi devasta, questo mi fa il bucio. Sì, sì, venite qua, venite qua. Venite qua. Vi aspetto, eh. No!
Non funziona il vernischianto? Funziona come in PvP, non sono invulnerabile? Ne faccio passare tutta la fantasia adesso. Garantito. Non c'è un salmonello, va. Ah, gli attacca anche il salmonello. Ok, un po' li ho tolti. Un po' li ho tolti, l'armatura dovrebbe tornarmi adesso. Dai, ok, è tornata. Ecco di nuovo le murene. Perfetto. Ok, colpite tutte. Eccolo qui. Mamma mia, guarda st'infame. Opla. Sconfitta. Grande fatica. Sei molto più forte di quanto sembri. Ma il triotriglio tornerà, te lo assicuro. Bomba ninja. Vedrai che ti mancherò. Bellissimo. Le animazioni sono bellissime, mi piace un sacco. Datemi ciò che è mio. Eccolo lì. Mamma mia, è stata difficilissima come boss fight, eh. Ok, veniva da questo affare. Voglio spaccarlo di botte. Altro che prenderlo con A. Spaccalo. Ecco qua, che cos'è? Il futuro si volta indietro. Raggiungi il portale. Non vi dico che cos'è. Non si può. Divieto. Divieto di spoilers in questa serie. Mamma mia, Morena, ma che problema ha? Cioè, fortissima. Allucinante. Oh! Totalmente impazzita. Un lavoro con Ricci, numero 3. Hai ottenuto questa cosa, ma non il nonno. È un tesoro, almeno penso che lo sia. Possiamo tenerlo qui per ora. Pronto? Mi ricevete? Passo. C'è nessuno in ascolto, mi sentite? Oh, il nonno! Stella, Marina, tesori miei, state bene? Stiamo bene? No, aspetta, siamo noi che dobbiamo chiudere la testa. Stai bene? Certo, cioè, sono chiuso in una specie di stanza scura, il che non è proprio l'ideale. Proverò a evadere, passo. Non fare niente di avventato, stiamo tracciando il tuo segnale. Numero 3, se vuoi tornare a un bollitore precedente, apri il menu. Potrebbe essere utile a un certo punto. Sì, ecco qua il nostro oggettino. Che viene portato ovviamente alla nostra prima isola. Però devo ancora capire perché qua mi segna ancora un punto di interesse. Fra, perché? Cosa c'è ancora che manca qua? Oh, l'ha trovato! Oh, finalmente. Forse era questo? No, non era ancora questo. C'è un altro punto di interesse, boys. Non so ancora cosa, ma a quanto pare Salmonello non riesce a trovare il punto di interesse qui in zona. No, tolto, è finito. Godo, grande godo. Questo ovviamente era... Ecco, vedi? Che c'è l'icona della boss fight. Molto figa. Allora, bollitori del sito 2, cosa ci manca? Ma mi sembra strano che fossero solo 8, secondo me ce n'è di più. Tecnicamente ci mancano due armi di questo e questi due. Io farei prima questi due. No. Decollando in orbita. Bellissima l'animazione quando decolli. Quanti ne ho? 2006. Vedi, possiamo pulire un po' però, vedi. Se c'è ancora qualcosa da togliere piuttosto, perché non è che ci sia rimasto questo granché. Cioè sì, qualcosina c'è rimasto purtroppo. Ok, buono. Non era qua, vero? O era qua sotto? Allora, sì, era qua sotto. Però devo capire come... Ok, così. Perfetto. Anche questo l'abbiamo tolto. Oh, pacchetto di carte. Godo. Questo cosa contiene? Oh, Sardinium. Sempre utile, come avete visto. Via. No, non ci sono arrivato. Passo da qua, allora. Aspetta, facciamo così. Uno. Poi l'altro è su. Ci arriviamo adesso, con calma. Ah, come qua. Perché tanto ho visto un collezionabile qua. Che non è collezionabile, vabbè.
Togliamo di torno questo. Perfetto. C'è qualcosa qui. Sì. Oh, eccolo qua il collezionabile. La lobby che ho costruito non ha una singola caratteristica distintiva, perché tutto è distintivo. Se non vivrai la migliore mischia mollusca della tua vita, ti mangerò. Mi mangerò la mia chela più piccola. Michele Uca, presidente e amministratore. Che belle ste cose, mi piacciono troppo. Tutta sta lore a caso. Troppo bella. Andiamo qui. Ecco qua. Ecco, ti permette di fare un giro incredibile. Tanto questo collezionabile non l'avevo ancora visto, o sbaglio? Forse qua non ce l'ho proprio passato. Che poi vabbè, collezionabile è parolone. Semplicemente uova di pesce. Ma ce n'è ancora da levare. Allora, tecnicamente forse qualcosina c'è. Tecnicamente sì. Quindi qualcosa. Perché mi sembra strano che abbiamo già finito. Infatti, eccolo qua. C'è questo. Perché sennò era più corto del primo. Eccolo qui. Fighissimo anche questo, che ti permette di salire e scendere a piacimento. Però non ho sbloccato altri livelli. Sta cosa mi disturba tantissimo. Ma sono gli altri livelli. Upla. Ok. Guardiamo un attimo dall'alto, perché mi pare di aver finito lo sbloccamento, la pulizia di questo mondo. Parrebbe di sì. Cosa c'è lì? Oh, questo non l'avevo visto. Togliamo sto schifo qua. Ole, collezionabile. Un'altra decorazione, un'altra cassa. Vediamo. Allora, abbiamo trovato più o meno tutto. Tranne questi appunto di collezionabili. Mi segna che non li abbiamo trovati tutti. Ma ci può stare, perché comunque non abbiamo ancora finito ogni cosa qua dentro. Allora, itinerario con interruttori. Colpisci gli interruttori per raggiungere il traguardo. Tra l'altro mi pare di vedere uno splasher. Se non ho visto male, dovrebbe essere proprio lui, mio fratello lo splasher. Quindi adesso andiamo a farlo. Splasher Elite con bomba splash. 30 per entrare. Easy, però questo lo si conclude easy. Colpisci gli interruttori per arrivare al traguardo. Ma per adesso mi sembra abbastanza intuitivo. E adesso? Ah, ecco qua. Checkpoint. Ah, subito, questo è un checkpoint. Mamma mia, guarda quanti. Ma è pieno di roba da fare qua, eh. Mi ha tolto lo scudo. Aspettiamo un attimo che si rigeneri. Opla. No, devo andare di qua, probabilmente. Sì. Era qua. La strada giusta è qui. Super. Arrivano un botto di nemici, però li evito, perché tanto ai fini del puzzle non servono a niente. Maledetto. Ah, guarda chi c'è. Ciao. Bomba splash. Boom. Vabbè, un po' mi dispiace, perché tipo se stai nell'inchiostro non ti vedono, quindi puoi fare un po' quello che vuoi. Questo cos'era? Non ne ho idea. Forse ho capito. Sottolineo il forse. Andiamo qua. Grande salita. Qua c'è stato il combattimento. Però ho sbloccato qualcosa qua. Qualcosa che non avevo visto. Questo. Ah, ecco, c'è anche quello. Ottimo. E qua? Un altro. Sì, vabbè. Finito qua. Dovrei aver sistemato tutto, no? Eccoli, dovrebbero stare arrivando. Sì, li ho visti. Questo, vabbè, ancora no. Forse ho dimenticato qualcosa di dietro, però. Nella foga della... della fuga. Qua non c'è veramente nient'altro, vero?
Non vedo altri interruttori. Non ci sono interruttori. Aspetta, forse ce n'è uno. No, niente. Forse sopra? Neanche. Tetto no. Ok, quindi questa zona è completata. Qua non si va. Eccolo lì. Perfetto, eccolo qua, si è alzato. Ecco quello che mancava all'appello. Soltanto uno. Ecco qua. Sale. Mamma mia, che goduria. Sì, ma è un po' inutile. No, in realtà non è inutile. È ottima. Pensavo avesse un range limitato. Ok, quindi abbiamo un nuovo utilizzo per l'avvitamento. Cioè, non l'avvitamento, l'impinnata. Poi l'avvitamento è quello che si fa a terra. 1200. E tra l'altro, se finisco tutto bene al secondo, nel secondo, poi sono in ciabatte per quanto riguarda gli altri. Perché poi arrivo e faccio strage, li tolgo tutti, come ho fatto per esempio per il secondo. Ok. Quindi qua ho finito letteralmente ogni singola cosa, no? Cioè, mi manca tipo qualche livello. Però tipo, questo è nuovo, questo non ce l'avevo. Tutela dell'inchiostro. Ogni traguardo prima di esaurire l'inchiostro. Questo è quello che dovevamo fare, ma che poi non ho fatto perché non avevamo monete. Nella più totale mia tristezza. Questo sarà velocissimo. Poi recupero gli altri che non ho fatto ancora con le altre armi. E abbiamo finito anche il secondo mondo in 5 episodi. Blaster a distanza. Madonna, quanto è forte. Quanto è forte. Mi sa che qui non puoi ricaricare il serbatoio. Anche a me. In ciabatte. Che peccato che non posso caricarlo però. Qua cosa devo fare? Oh no, è un puzzle. Allora, è difficile inchiostrarli tutti. Ma io non penso. Perché poi si attivano tutti, guarda, guarda. Perfetto, quindi adesso faccio questo. E inchiostra anche gli altri. Easy. Ah, tutto qua. No, sono caduto. Perfetto. Oh, questo me lo piglio, eh. Quanti colpi ho ancora? Forse due. Se ho culo addirittura tre. Ma non penso, sai. Ok, buono. Opla. Vabbè, mi è anche avanzato inchiostro. Cioè, che roba. Ora lo sparo tutto. Easy. Ciabatte. First try. 1 minuto e 35. Sounds good. Ora mancano giusto quegli altri là da recuperare. E torno. Tanto li abbiamo già visti, quindi non penso di farveli rivedere 18 volte gli stessi livelli. Ok, allora siamo a 2008. Madonna, appena... Madonna, 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 madonna. Appena vado nel terzo mondo faccio una strage. Apro tipo tutto subito. Allora, dove erano le zone di interesse però? Erano tutte quante là, mi sa. Vediamo se Salmonello trova qualcosa. Sì, ha già trovato qualcosa. Quindi probabilmente qua, no? Sì. Eccolo lì il collezionabile che mancava. Saliamo. Giga jump. Ma mi sa che forse da qua non si può salire. Eh sì. Aspetta, come ci arrivo? Laterale? Salendo qua? Mi sa proprio di sì. Mi sa proprio di sì, raga.
Qual è quello più veloce? Vediamo un attimo questo. No, è quello qua sopra. Tipo questo. Se non ho visto male era questo, quello più in alto. No, non è nemmeno questo. Forse addirittura Morena? Quello più comodo per raggiungere quel collezionabile? Vediamo. Eh sì, addirittura era Morena. Hai ottenuto una decorazione. Ma sono letteralmente dei reni. What the fuck? Ok, abbiamo tutto. Let's go. Abbiamo ogni cosa. Credo, cioè, non ci sono più punti di interesse. Abbiamo sbloccato ogni cosa. Quindi, secondo mondo completato. Secondo settore, anche lui. Dobbiamo giusto fare i livelli. Che adesso me li sparo. Devo fare questo e questo. Quello del secchiostro era un inferno. Quindi iniziamo da questo. Quello sulle rotaie. E iniziamo col Nautilus. Questo sarà veramente difficile. Non lo sento. Qua ci piango. Allora, vediamo se sono bravo col Nautilus. Allora, sì, a livello di mira, boh, non tanto. Posso fare di meglio. E invece, forse è più del secchiostro. Mamma mia, che fortuna qua, eh. Yahoo! Qua prendo tutto, non so mai. Sì, ma non ho preso nulla. Mamma mia, anche qui all'ultimo, eh. Checkpoint. Adesso arriva la parte difficile che prima mi ha fatto dannare. No, aiuto. E vabbè, no, l'avevo preso. L'avevo preso. Porca miseria. L'avevo preso. Questa cosa non mi piace. Questo gioco non mi piace. Cheat. Vabbè. Ok, ok, ok. Buono, 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 buono. Ricarichiamo l'inchiostro e andiamo qua. Questo è veramente tosto, eh. No! Di pochissimo. Ah, ce l'ho quasi. Ok, questo è il try. Questo si fa. Buono, 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 buono. Ok. Qua si tengono sotto controllo questi. Opla. Questo era il try. Questo è difficile, eh. Ve l'ho fatto vedere perché è veramente difficile. Sono super proud di esserci riuscito. Adesso però rimane l'arma più difficile forse qua dentro. E tra l'altro, raga, siamo quasi a 5.000 punti. Ma vi rendete conto? 5.000 punti. Entriamo al terzo mondo, apriamo tutto. Ok, 600. Ora lo faccio anche con lo sweeper, ma singolo, ma... Qua c'è da piangere, qua c'è... Ok, abbiamo tutto. A livello di mira forse questo è più comodo. Ve lo faccio vedere perché è tosto. Ed è un bel livello. Cioè, non so voi, ma io mi sto divertendo genuinamente a farlo. Upla! Upla! Ok. Per ora tutto bene. Tutto bene, quello che... Va bene. Checkpoint, ora la parte difficile che mi fa bestemmiare sempre tantissimo. Invece si sta rivelando l'arma più semplice questa con cui fare questo livello. Però a quanto pare adesso succederà qualcosa che mi farà bestemmiare tanto. Sì, ha un range maggiore questo. Aspetta, copriamo un po' di inchiostro. Non ho più inchiostro.
Ok. Questa è stata una bella fortuna. Però first try non mi lamento. Cioè ormai lo conosco a memoria. Conosco meglio questo livello che casa mia. Bravi noi, bravi noi. Bravi noi, grazie mille. Siamo troppo forti. Un bacio a tutti. Siete migliori. Il tuo amico Mirino è stato veramente un ottimo amico. E ora manca l'ultimo livello. Quello lungo di brutto. Ma con le altre due armi. Questo... Oddio, questo era anche semplice da vedere, fare, eccetera. Quindi penso che faccio un taglio netto e via. Non male. Mi è piaciuta questa mossa. Non male davvero lanciare a zia alla fine. Cioè, ho fatto strage. Va bene. Ok, e con questo abbiamo concluso anche il secondo mondo. Abbiamo tutto. 5 episodi in ciabatte. Proprio. Ah, 5 episodi, ho finito tutto. Più il mondo del tutorial. Non so se mi spiego. Se continuiamo così, altro che 2 settimane. Sto gameplay dura 2 giorni. E siamo a 6.000 punti, tra le tante cose. Allora, vediamo se abbiamo finito più o meno tutto. Aree di interesse non ce n'è. Abbiamo tutto. Abbiamo tutto nei primi 2 mondi. Manca il terzo, il quarto, il quinto, il sesto. E poi vediamo il resto. E poi vediamo il gran lungo e il resto. Siamo divertiti? Ci siamo divertiti. Ma ovviamente non finisce qua, perché vi aspetto in quello che sarà il prossimo di episodio. Il sesto, dove inizieremo il terzo mondo. Cioè, fa un sacco ridere. Sesto episodio, terzo mondo. Vabbè, 2 episodi a mondo. Stiamo andando alla grande. Guardate che bella quella statua, incredibile. Ricordate di rispondere alla domanda del giorno e io vi aspetto come al solito nel prossimo episodio. Alla prossima, o in live.